Quinto successo consecutivo per l'Amen Scuola Basket Arezzo, che supera nettamente il Val di Sieva al Palasport Estra. Dopo la tripla di Municchi con cui si apre la partita, l'Amen comincia a macinare il gioco. La doppia cifra di vantaggio arriva nel finale del primo quarto dopo una tripla di Capitan Castelli. Il punteggio indica 25-15 in favore degli Amaranto, prima che Bartolozzi da tre punti fissi il 25-18 del primo quarto. La seconda frazione si apre con un gioco da 4 punti di Fornara, che lancia il quintetto di coach Evangelisti. Rossi poi segna da tre punti e allarga ancora il divario. Le due squadre vanno così negli spogliatoi sul 52-34. Al rientro in campo il terzo quarto è un monologo amaranto. Arezzo comincia a gestire la gara anche sul piano del ritmo, in una serata dove Fornara e Rossi sono un pericolo continuo per la difesa ospite. L'Amen non corre rischi ed in campo ci sono anche giovani Nica e Furini a ritagliarsi minuti di gioco in prima squadra. La partita si chiude sul punteggio finale di 97-65, che suggella una prestazione molto convincente dell'Amen, che dovrà cominciare adesso a preparare la super sfida di sabato 8 aprile, quando al Palasport Estra arriverà Castel Fiorentino in cerca di punti che possono valere la promozione diretta in Serie B. Sono stati bravi i ragazzi, perché dopo la prestazione di Prato comunque veniva Val di Sieve, sapevamo magari che sotto un profilo tecnico eravamo più forti noi, però è sempre una partita da prendere con le molle, perché loro sono una squadra molto combattiva, piena di giovani ruspanti. L'abbiamo approcciata molto bene, abbiamo cercato di fare le cose che avevamo provato in settimana e siamo riusciti, diciamo, a controllare la partita, penso 35 minuti, insomma. E alla fine la cosa che mi fa più contento è che sono riuscito a far giocare i ragazzi che ci danno una mano tutto l'anno, i nostri ragazzi, che purtroppo spesso non riesco a farli giocare. Stasera penso si siano divertiti, e per qualcuno è stata anche una la prima esperienza.